Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua su Dokkan Wiki Twitter per vedere il nuovo personaggio in arrivo come Legendary Summon, LR Merge Zamasu. Yeah! Non vedevamo un Merge Zamasu da quello AGL. E giusto, ho qua un po' di pagine anche per parlarne, ok? Non vedevamo un Merged dal 2019, 26 aprile 2019. Della Golden Week, ragazzi. Golden Week Trunks Zamasu. Non ne vediamo uno nuovo da veramente tanto tempo. E sembrerebbe che hanno voluto boostare il future in un modo veramente esagerato quest'anno. Parleremo un po' di robe anche per il futuro, ok? Però prima di tutto vediamo un attimino. Partiamo subito con un Merged Zamasu che parte direttamente a Merged. Niente Black, niente Zamasu normale, è direttamente Merged. A Tour passa comunque a Merged ancora, a LR Merged, senza però, sembrerebbe, il braccio schifoso, ok? Non è in questa versione qua. Non è in questa versione qua col braccio tutto melmoso, schifosissimo. È già una cosa buona perché per quello che voglio parlarvi per dopo, ok? Non voglio parlare solo della scam perché effettivamente abbiamo solo questo, un LR nuova Merge Zamasu su Legendary Coin, ok? Ora, è giusto da dire una cosa, è appena uscito l'Ezza più rotto di sempre dell'LR. Black Zamasu sono letteralmente troppo forti. Per quanto mi riguarda, con tutta la sincerità, ok? Questa LR deve performare veramente tanto, anche da Ability Free. Deve performare veramente tanto questa LR. Motivo molto semplice, essendo che è appena uscita una delle migliori unità del gioco, e a prescindere, ok? Uno dei migliori Black Zamasu, ok? Fra tutto quello che c'è fra i Zamasu in generale, i Black, ok? Come dire? Dopo questo, se Merged, prendiamo questo qua, no? Ok, sì, anche l'SSR qua. Se Merged fa un po' schifo, io mi metto molto a piangere, diciamo sinceramente. A parte quello, comunque, Merged Zamasu. È giusto dire che però ha lo stesso nome, vero? Se non sbaglio è sempre... Ah no, Fusion Zamasu Mutated. Ok, quindi si chiama in realtà Fusion Zamasu normale. Non mi ricordo mai come viene considerato. Oh, ok, no, questo viene considerato Fusion Zamasu, mentre l'altro viene considerato Fusion Zamasu Mutated, quello GL. Però a prescindere, comunque, essendo che questo è un base, no? Un base Fusion Zamasu, niente braccio schifoso, c'è ancora la possibilità per alcune cose, soprattutto per i KK. Parliamo un attimino dei KK, visto che al momento le opzioni, sinceramente, credo che siano due. O è Super Hero, con tutta la sincerità, o è Super Hero. O è Future Saga? Inizio a pensare che i KK siano Future Saga. E un po' mi romperebbe le scatole, perché al settimo anniversario hanno fatto Gogeta. Se quest'anno fanno solo un Vegito, un po' mi rompe. Preferirei avere l'anniversario Vegito a sto punto, perché sarebbe veramente hype. Almeno per me sarebbe veramente hype a merda. Cioè, da una parte Vegito Super Saiyan, dall'altra Vegito Blu. Sarebbe dura, mamma mia, sarebbe tanta roba. Però a prescindere da questo, c'è la possibilità, come stavo dicendo, di un KK Vegito Zamasu. Parliamoci chiaramente anche il perché. Volevo prendere proprio la pagina di Fusion Zamasu, così in generale, no? Zamasu, come si può fare il KK a tema Vegito Zamasu senza ovviamente andare a rompere le balle a delle carte? Stavo proprio ricontrollando e no, non c'è il colore, quindi vabbè, a prescindere, comunque uno di questi tre colori è. Spero veramente non sia Int, perché quel 5 Eva non lo voglio vedere. Però a prescindere da quello, come si può fare? Io vedo qua sotto una roba: Goku Black e Zamasu Base si fondono e diventano Merged, direttamente Merged, quello schifoso. Cioè, lo chiamo schifoso, ma perché quel braccio viola è molto strano.
è particolare. Però comunque, una roba del genere si può fare. Se prendiamo conto che... Dov'è? Qua. Se prendiamo conto... Goku e Vegeta normale, no? Goku e Vegeta così. Considerate che Goku e Vegeta sono Super Saiyan, quindi a prescindere avrebbero... Anche questo, Goku e Vegeta Angel, Vegeta Angel, Goku Angel, Vegeta Angel, no? A prescindere da quello, si può fare tranquillamente un Goku e Vegeta Base, ok? Che poi vanno direttamente a Vegito, ok? Una roba così tranquillamente si può fare. Dall'altra parte, stavamo guardando i Zamasu, si può fare un Goku Black e Zamasu senza Rosé, ok? Senza che a Super Saiyan Rosé. Quindi un Goku Black e Zamasu che poi diventano Fusion Zamasu, direttamente col braccio schifoso. Una roba del genere sarebbe abbastanza figa per i KK, anche se, ripeto ancora una volta, vorrei Vegeta all'anniversario. Vorrei sinceramente Vegeta all'anniversario, sarebbe molto più hype per me per quanto mi riguarda. Vegeta all'anniversario sarebbe molto più hype. Poi però l'altra roba anche un pochino brutta è che la roba del Tanabata, per i global, ok? Per chi gioca al global, arriverà poi post KK, quindi in realtà sarebbe un po' brutto per il global avere il future, ok? Come saga della Worldwide Celebration, ok? I milioni di download, secondo me sarebbe veramente brutto vedere la future saga per il global. Per il Jap non è un problema, sono già usciti ovviamente i bustini che servivano. È uscito questo, è uscito ovviamente l'Armaggio Zamasu, è uscito Rosé STR, sono uscite quelle cose per aiutare ovviamente il future in generale. E ok, nel global invece si troverebbe la situazione dove non c'è nulla di tutto questo, ci sarebbe solo LR, Zamasu e Goku Black che diventano Merge Zamasu. Non so quanto sarebbe bella come idea da quel lato, però ovviamente sono tutte speculazioni, ok? Stiamo qua, stiamo facendo speculazione. Essendo che comunque ok, va bene, abbiamo questa scan, ci dice che LR emerge Zamasu, lo dobbiamo ora vedere il kit, tutte le animazioni, effettivamente non mostrano altro, quindi sappiamo che è quello, ma senza kit, senza animazioni e tutto, non si sa effettivamente niente. La cosa che però vorrei vedere da questa LR, un entrance animation forse, la vorrei sinceramente vedere, un entrance animation sarebbe anche abbastanza carina, giusto... La scenetta ci starebbe, ok? Tipo, anche se però è già fuso, è quello. Però ci può stare che entrano e fanno la fusione, ok? Cioè proprio fanno la roba, tipo la Fighters anche, no? Sarebbe molto figa come cosa, mi piacerebbe molto. Ovviamente però parte già fuso, quindi boh. È per quello che dico, c'è la possibilità tranquillamente di un KK Worldwide Celebration a tema Goku Black e Zamasu contro Vegito, ok? E lì si riuscirebbe a fare tranquillamente quello che dicevo. Si fa un Goku Black e Zamasu, ok? Che parte SSR Tour. Ad LR ancora Goku Black e Zamasu normale. Entrance Animation può fare anche la fusione, ad esempio. Sono tutte cose che sarebbero abbastanza fighe da vedere. Giusto perché comunque la fusione è abbastanza figa fra i due, no? È un po' particolare che è divertente, mi piace abbastanza. Però sarebbe veramente figa da vedere come roba. E dall'altra parte, come stavo dicendo, un Goku base e Vegeta base si fondono in Vegito blu. Quello sarebbero dei KK abbastanza carini, anche se, ripeto, c'è il problema per il Global che poi effettivamente non si può giocare bene Merged finché non esce poi il Tanabata, quindi escono Trunks e Vegeta, esce Lezza di Rosé, esce Lezza di Rosé e Zamasu, tutte quelle cose lì, esce Black AGL, tutte quelle cose lì che vanno ad aiutare ovviamente il team. Ok, dobbiamo prendere ora un attimino un post di Minato che l'altro giorno ha postato la roba del nuovo change che hanno fatto a certi tipi di passive. E ogni volta che fanno questo è perché la carta nuova che deve uscire contiene questo tipo di upgrade, ok? Leggiamo un attimino che cos'è successo. Pre-change, attack def 150%, medium chance di evadere gli enemy attack, inclusi i super attack. Additional attack 58 e medium chance di evadere enemy super attack when performing a super attack. Post-change, attack def 150%, medium chance di evadere l'attacco nemico,
incluso i Super Attack, plus un additional attack 58% e un additional 30% chance di evadere gli attacchi nemici, inclusi i Super Attack. Se notate, c'è il wording un attimo differente sulla seconda parte di passiva. Plus an additional attack 58, medium chance di evadere, diventa plus an additional attack 58 e additional 30% chance di evadere. Cambiato questo wording, praticamente vuol dire non cambia niente per il gioco, viene un attimo spiegato, non cambia niente per il gioco, ok? È sempre la stessa cosa, cambia però il wording e ti danno una percentuale. Ogni volta che fanno questo, come stavo dicendo, è perché la nuova unità contiene questa meccanica. Quindi è molto probabile che il Zamasu nuovo che vedremo si basa sull'evasione. O comunque una roba del genere. Quindi, boh, c'è da vedere un attimino. Il kit può essere particolare, può essere particolare. Ho preso quello più sbagliato, però comunque in generale non c'è nessuno di... cioè, non c'è nessun Zamasu che ha l'evasione. Questo qua c'ha solamente attacco, disabilita la guardia, riduce il danno. Ok, no, però non c'ha niente d'evasione. È un po' particolare per quanto mi riguarda. Come dovrebbe funzionare questo Zamasu? Con l'evasione? C'ha tipo le chance di evadere? Fa quello, ha X chance, fa un'altra roba, ha X chance, boh. È un po' particolare un attimino. Bisogna vedere se effettivamente questa LR nuova funzionerà sull'evasione. Spero da un lato no. Spererei che funzionasse più come tanco tanto, prima di tutto. Tanco tanto sarebbe abbastanza importante. Dopo che è uscito Rosé, Zamasu, cioè tutta la roba che riguarda Zamasu in generale, o comunque Black, devono tankare, fine, perché quella carta lì devasta tutto. Devono veramente tankare. Spero che non facciano una cavolata con l'evasione, da un lato. Cioè che sia difensivamente... ok, però è difensivamente ok perché c'ha tantissime evasioni. Spero tanto di no. Detto questo, ragazzi, ovviamente c'erano speculazioni sotto. Non prendete tutto quello che ho detto come è quello, ovviamente. Abbiamo visto un attimino l'LR nuova che deve uscire. Zamasu è qua, sta arrivando. Credo che dovrebbe uscire per il 20 in game direttamente la pool. Comunque, a prescindere, in generale, fra qualche giorno vediamo lo showcase e vediamo anche le animazioni e tutto. Detto questo, è stato un piacere, grazie mille per aver visto il video, lasciate un bel like, commentate, se siete nuovi sul canale considerate l'iscrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.